Buonasera a tutti, molto rapidamente, poi vi lascio nelle mani più autorevoli del Ministro Padoan e del Ministro Franceschini. Consiglio dei Ministri dedicato all'approvazione del documento di programmazione economica e finanziaria, al documento economico e finanziario, la nota di aggiornamento del DEF. Secondo gli acronimi tipici della burocrazia, questa cos'è, italiana? Sì, burocrazia italiana, non europea. Piercarlo vi potrà aggiornare su tutti i dati. Lasciatemi dire che questo è un momento nel quale dovremmo tutti insieme spingere con ancora più determinazione perché l'oggettiva ripresa che è partita in Italia, grazie ai provvedimenti e alle riforme, sia incoraggiata, sostenuta e rafforzata. Nel 2015 abbiamo svoltato, nel 2016 si tratta di accelerare. Ci aspettavamo, vi aspettavate, si aspettavano un dato più basso della nostra crescita. Oggi molti indicatori dicono che l'Italia è ripartita e il DEF non può che fotografare lo stato dell'arte. Quindi, e nel merito sarà poi il Ministro a illustrare, ma una crescita più alta rispetto alle aspettative, più 0,9, che è peraltro confermata da tutti gli elementi positivi che state vedendo in queste ore. Oggi il dato della cassa integrazione, arriviamo a circa meno 40% quest'anno. Ieri il dato dell'export, e molti dicono, eh sì, però noi abbiamo un dato dell'export che dovrebbe essere in qualche modo considerato uguale per tutti i paesi europei, perché se è vero che l'elemento chiave sono i fattori esterni, cioè il dollaro meno forte, o meglio il dollaro più forte e quindi l'euro e l'Europa più competitivi, beh, se questo fosse vero dovremmo avere una classifica dell'export uguale per tutti. E invece vi leggo, vado a memoria, ormai le so a memoria, le prime 5 posizioni dell'export e troviamo al 5º posto come miglioramento luglio su luglio, aumento, miglioramento percentuale, la Francia più 3,1, l'Olanda 4º posto più 3,3, la Spagna 3º posto più 5,4, la Germania 2º posto più 6,2, l'Italia 1º posto più 6,3% luglio su luglio. Per dire un altro dato di quelli che non vengono citati nel DEF, quindi sono i dati che corroborano le nostre aspettative, trovo molto interessante il fatto che l'Istat dicesse all'inizio dell'anno l'export farà più 3,7, soltanto ad oggi siamo a più 5,2, quindi comprendete che davvero l'Italia è ripartita, meno cassa integrazione, più posti di lavoro stabili, più turismo, più produzione industriale, più consumi. E da questo punto di vista il DEF va a fotografare la realtà. Questa fotografia vedrà poi entro il 15 ottobre la realizzazione della redazione, più che realizzazione della legge di stabilità, che vi presenteremo nelle sedi opportune. Vorrei però che fosse chiaro, prima di lasciare la parola su questo punto a Piercarlo, introdurrò anche brevemente la cosa di Dario e poi vi lascio con loro, prima di lasciarla a Piercarlo vorrei ringraziare il Ministero, il MEF, tutti gli altri ministeri che hanno collaborato, in particolar modo però Piercarlo, per il lavoro sulla flessibilità. Perché se oggi noi abbiamo un quadro macroeconomico più interessante è anche perché nel semestre italiano, nel semestre europeo di presidenza italiana, abbiamo fatto un lavoro davvero rilevante sulla questione della flessibilità e pertanto c'è uno spazio di 0,5% sulle riforme che utilizziamo interamente, c'è uno spazio di 0,5% sulle infrastrutture di cui chiediamo l'applicazione parziale perché non siamo nelle condizioni presumibilmente di poterlo usare tutto, quindi lo 0,3%, e questo spazio di flessibilità nel rispetto delle regole, perché l'Italia rispetta le regole, deriva dal lavoro fatto durante il semestre. Se non avessimo fatto questo lavoro durante il semestre, noi avremmo non
la percentuale deficit PIL che è 2,2 più la clausola sull'immigrazione, ma sarebbe stato 1,4, corretto, senza tutta la flessibilità, 1,8 nel caso di utilizzo parziale delle riforme. Quindi sarebbe stato 1,4 senza, diciamo, la battaglia Paduan & Co. sulla flessibilità. È molto importante questo passaggio. Sto parlando del prossimo anno. Quest'anno, come lei sa, è il 2,6. Non lo so ancora. Di quest'anno, sì, lo sa. È sicuramente più preparato di me, perché lei ha senz'altro già studiato il DEF, è il 2,6 quest'anno. L'anno scorso era il 3, mentre gli altri anni si andava sempre sopra il 3. E noi, invece, abbiamo scelto di tornare in linea. Perché? Perché vogliamo abbassare il debito. Perché pensiamo che abbassare il debito sia giusto verso i nostri figli, verso i nostri nipoti. Perché il debito pubblico più alto dell'Eurozona, dopo la Grecia, è un debito pubblico che ci preoccupa. Tuttavia lo facciamo con una manovra che, lo vedrete, sarà una manovra espansiva e non di rigore. Bene, ho già detto alcune delle considerazioni sulle quali poi tornerà Piercarlo. Al volo, sulla ulteriore cosa di Dario, con il decreto legge che presentiamo al Presidente della Repubblica e poi al Parlamento, noi non facciamo nessun attentato al diritto di sciopero. Noi diciamo soltanto che in Italia, per come è fatta l'Italia, i servizi museali, vale a dire la cultura, stanno dentro i servizi pubblici essenziali. Noi non diciamo che non si possono fare le assemblee, ma le fai secondo un principio per cui se io ho preso un biglietto per fare un volo di 9.000 chilometri ed arrivare a vedere Pompei o il Colosseo, avrò o non avrò il diritto di poterci entrare senza che un'assemblea sindacale mi neghi questo diritto? L'assemblea sindacale si può fare con le regole del gioco che consentono, tuttavia, con delle limitazioni, con delle difficoltà, a chiunque abbia fatto un volo da 9.000 chilometri, o anche non necessariamente da 9.000 chilometri, arrivi in Italia, di non trovare la sorpresa dell'assemblea sindacale. Noi abbiamo pieno rispetto dei diritti sindacali, ma non è pensabile che l'Italia, che sta ripartendo, non sia in condizione di accogliere con un abbraccio quei turisti che fanno migliaia di chilometri, che spendono migliaia di dollari o di euro per venire a casa nostra e che non sanno che cos'è un'assemblea sindacale a Pompei. E francamente forse non è neanche il caso che lo sappiano. Quindi la conclusione di questo percorso non è un diritto in meno ai sindacati, è un diritto in più agli italiani e agli stranieri. I beni culturali fanno parte dei servizi pubblici essenziali e quindi se volete fare le assemblee sindacali avete un'altra fila diversa da quella utilizzata oggi. È un principio di buonsenso. Io penso ai tanti italiani che soffrono vedendo in coda delle persone che si portano a casa dopo aver lungamente sognato il viaggio in Italia una volta nella vita, aver speso un sacco di soldi per venire, e che si portano a casa magari l'immagine di una transenna, di un cartello che spiega neanche troppo bene cosa sta accadendo e che si portano un'amarezza. Ho alcuni amici che mi hanno raccontato oggi banalmente in treno sentivano discutere delle persone che stavano facendo la tratta Roma-Firenze e poi Firenze-Venezia l'amarezza di questi turisti, questi erano americani, senza parole, perché il viaggio a Roma e la visita al Colosseo per loro era l'epilogo di un lungo percorso. E forse noi dobbiamo avere maggiore attenzione verso queste persone che vogliono bene all'Italia, talvolta persino di più di quanto ne vogliono alcuni italiani. Ho infine da chiudere, e vi lascio subito, sulla grande consapevolezza della fase complicata che si apre a livello europeo. Ieri abbiamo visto Hollande, a pranzo Bettel, è un momento delicato. Mercoledì faremo questo Consiglio europeo straordinario, anticipato dall'appuntamento dei ministri degli interni nella giornata di martedì. In quell'appuntamento, che sarà molto molto importante, ci sarà anche modo di discutere di questa possibilità che non noi, ma gli austriaci hanno avanzato e che noi siamo convinti di dover sostenere, della possibilità
di, virgolette, liberare risorse dai vincoli europei per una piccola percentuale, poi vedremo le modalità e le formule legate al tema dell'immigrazione, è una clausola prevista da un regolamento del 1997 che parla di eventi eccezionali, quindi c'è anche questo piccolo spazio in più, ma la cosa fondamentale è che noi presenteremo un paese che sta davvero cambiando passo nell'economia e, lasciatemelo dire con un sorriso, anche nelle riforme. Sono due mesi che stiamo assistendo a questa straordinaria discussione tra addetti ai lavori: avranno i numeri, non avranno i numeri, avranno i numeri, non avranno i numeri per le riforme. Io vi dico quello che vi dico dal primo giorno: i numeri ci sono. Alla prima prova, ieri l'altro, e alla seconda ieri, sia sulla calendarizzazione che sulle pregiudiziali, si è visto un margine molto ampio. I numeri dunque per portare a casa anche la riforma costituzionale sono assolutamente a portata di mano. Naturalmente noi vogliamo fare di tutto perché anche gli ultimi giorni siano utilizzati per coinvolgere quante persone più possibile, quanti senatori più possibile, ma vorrei che nessuno di voi dubitasse, lo avevamo detto il primo giorno, lo diciamo oggi, continueremo a dirlo, i numeri perché gli italiani abbiano meno politici e più politica, regole più semplici, procedure più snelle e un sistema istituzionale degno di questo nome sono presenti sia al Senato che alla Camera. E quindi, dopo tante discussioni, non ci sono i numeri, non ci sono i numeri, non ci sono i numeri, sono contento che finalmente questa settimana abbia dimostrato che i numeri ci sono e sono forse anche più ampi di quelli che qualcuno di voi immaginava. Detto questo, al lavoro, perché negli ultimi giorni quante persone più possibile possano condividere questo percorso. Mi sembra di aver detto tutto quello che Sensi mi aveva indicato di dire, quindi sono... No, cioè, sul DEF? Sulle riforme? No, ci ha detto tutto. Su cosa? Sulla cultura, quando abbiamo Franceschini, che è un ministro tecnico, quindi essendo... Tu non la sai questa, Carlo, ma... No, e ride... È così, lui ha detto al ministro, prestato alla politica. Ha detto che lui è un ministro tecnico prestato alla politica, soltanto durante la presentazione dei 20 dirigenti dei musei stranieri, dei musei, alcuni dei quali non stranieri, come dice lui, europei, che infatti non hanno capito la battuta di Franceschini, perché non conoscendolo non hanno capito che lui è un ministro tecnico prestato alla politica. Allora, per le domande al ministro tecnico, al ministro politico, le fate con il destino. No, vabbè, però lui, almeno lui non lo nega, diciamo, a differenza di qualcun altro. E però mi piace questa idea che Franceschini sta a destra e Padoan a sinistra, così Padoan si ricorda i vecchi tempi. Lascio volentieri la parola Avete ragione, allora lascio per Carlo Centrale, quindi almeno si sente più a casa. E grazie di cuore e buon lavoro, buon fine settimana. La prossima sarà ancora più bella. Grazie. Vado via. Sì, molto brevemente, ha già detto il Presidente del Consiglio, e quindi io illustro soltanto il senso del provvedimento, che mi pare davvero avesse requisiti di urgenza, di necessità, perché, come sapete, è già capitato, sono già annunciate altre assemblee che in luoghi della cultura avrebbero ulteriormente creato il problema di oggi, che è un disagio per quelli che sono rimasti nelle file, davanti ai cancelli chiusi, ma è anche un danno d'immagine all'Italia, perché, come era prevedibile, queste immagini fanno il giro di tutti i media, fanno il giro del mondo e in qualche modo anche danneggiano il lavoro che stiamo facendo come governo di finalmente tornare ad essere centrale il lavoro sul patrimonio culturale, il contributo che il recupero del nostro patrimonio può dare al turismo, quindi alla crescita economica, e tutto questo rischia di essere vanificato da immagini di questo tipo. Il decreto legge che abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri prevede molto semplicemente che all'articolo 1, comma 2, lettera A della legge 146 del 1990, che appunto regolamenta i servizi pubblici essenziali, sia aggiunta all'elenco dei servizi pubblici essenziali anche l'apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura di cui l'articolo 101 del decreto legislativo 2004 numero 42, che è il codice dei beni culturali. Come ha detto il Presidente del Consiglio, non c'è nessuna limitazione al diritto legittimo delle organizzazioni dei lavoratori di fare un'assemblea o di esercitare il diritto di sciopero. C'è semplicemente il riconoscimento che
i beni culturali, in questo caso i musei, i luoghi della cultura, come le scuole, come gli ospedali, come i trasporti, sono servizi pubblici essenziali, quindi impattano sulla vita di altre persone e quindi quei diritti devono essere regolamentati in un modo diverso attraverso una procedura che prevede che quando si indice un'assemblea sindacale, come in questo caso, o uno sciopero, si informa il garante degli scioperi che discute con le organizzazioni sindacali rispetto alle modalità in cui si può svolgere quell'assemblea o quello sciopero. Tutto qua. Quindi non c'è nessuna soppressione, attacco ai diritti sindacali, ci mancherebbe altro che facessimo una cosa del genere, ma c'è semplicemente il riconoscimento di un principio che un museo è un servizio pubblico essenziale, come lo è un ospedale, come lo è una scuola, come lo è il settore dei trasporti. Mi pare anzi una conquista di civiltà che in un paese come l'Italia, ha detto bene il Presidente del Consiglio, in un paese come l'Italia anche i musei e i luoghi della cultura siano riconosciuti servizi pubblici essenziali. Facciamo che rispondo prima a questo. Sì, sì. Intanto scusi, io sono Silvia Bertucci dell'ANSA. Prima una cosa tecnica. Tutti i musei e tutti i luoghi della cultura statali e comunali saranno dentro questa, saranno servizi essenziali dal più piccolo al più grande? Varrà per tutti o soltanto? Certamente, qui la norma parla di musei e luoghi della cultura. E quindi non fa distinzione tra statali, comunali o privati. È un servizio pubblico essenziale per la natura del servizio che offre. E poi mi scusi un'altra cosa. Sull'importanza di riconoscere ai servizi... Poi naturalmente sarà nel caso specifico la stessa autorità garante che andrà a individuare le modalità e la differenza tra uno e l'altro. Evidentemente che una cosa è il Colosseo, una cosa è un piccolo museo. Sull'importanza della decisione di riconoscere ai siti culturali la caratteristica di servizio essenziale, mi pare che in Italia siano tutti d'accordo. Stamattina c'è stato da stamattina un plauso totale. Però in questo caso la protesta dei sindacati era una protesta regolarmente autorizzata ed era una protesta che, come dice lei, annunciava altre proteste che si stanno facendo perché c'è un problema di fondi e di personale. Non è eccessiva la stigmatizzazione che voi politici avete fatto di questa protesta? Nessuno ha contestato che quell'assemblea sia stata convocata secondo le procedure previste dai regolamenti e dalla legge. Tant'è vero che cambiamo le regole, perché il risultato è quello che abbiamo visto. E se si fa un'assemblea in un venerdì, peraltro alla vigilia delle giornate del patrimonio europee, domani e dopodomani, sapendo che ci sono prenotazioni, perché il Colosseo vende molti biglietti anche su prenotazioni dall'estero, di tour operator, che si sarebbe creata quella situazione, si produce quel risultato. Quindi abbiamo deciso di cambiare le regole per evitare che in futuro si producano cose del genere. I sindacati sanno perfettamente che per primo io, anche per il dovere che ho guidando questo Ministero, sono impegnato a risolvere quei problemi. Problemi di personale, problemi di risorse, hanno posto in particolare un problema che riguarda il pagamento degli straordinari. Mentre era in corso l'assemblea, i turisti erano fuori dai cancelli, in quelle stesse ore era in corso un incontro tra il mio Ministero e il Ministero dell'Economia per capire come possiamo affrontare questo problema del pagamento ritardato degli straordinari. E comunque una ragione, seppure legittima, nessuno discute di questo tipo, non può essere la causa di un danno di questo tipo che viene fatto a quei turisti e all'immagine del Paese. Bene. Se è utile vi aggiungo qualche informazione sul DEF rispetto a quello che ha già detto il Presidente del Consiglio. I punti fondamentali. Il primo punto è che il Paese cresce di più rispetto a quanto pensavamo qualche mese fa. Il 2015 avrà una crescita dello 0,9, per il 2016 ci aspettiamo 1,6. Questi sono numeri più alti che sono giustificati dal fatto che l'economia sta andando meglio, ma anche dal fatto che ci sono misure di politica economica che stanno aggiungendo stimolo, aggiungendo dinamismo a quello che già è concesso dal quadro internazionale, che è favorevole ma non lo sarà per sempre. In particolare ci sono misure di allentamento fiscale, ci sono meno tasse, ci saranno meno tasse anche in legge di stabilità perché saranno disinnescate le clausole di salvaguardia e quindi c'è un sostegno importante
alla domanda interna, e questo è l'elemento su cui vorrei attrarre l'attenzione. È una crescita che sempre più è trainata dalla domanda delle famiglie, che spendono di più anche perché hanno più fiducia, dalle imprese che investono di più e che assumono di più. Quindi c'è più occupazione e noi nei dati vediamo che l'aumento dell'occupazione si traduce in maggior crescita, soprattutto a partire dall'anno prossimo. Quindi più crescita, più robusta, più duratura, più fiducia. Un circolo virtuoso che si alimenta. Secondo, la politica di bilancio. Innanzitutto un dato molto importante. Dal 2016 il debito rispetto al PIL comincerà a scendere. Era dal 2007 che continuava a salire. Quindi il debito è sempre stato forse la zavorra più importante del Paese, è una zavorra che cominciamo ad alleggerire in modo virtuoso, essenzialmente attraverso più crescita, ma anche attraverso una politica di bilancio rigorosa. Questo lo vediamo da un dato che quasi mai viene citato, cioè dal surplus primario dell'Italia, che è positivo e sarà crescente, il che significa che al netto del pagamento degli interessi la politica di bilancio italiana è una delle più virtuose che ci sono in Europa. E questo malgrado o in accompagnamento al fatto che la politica di bilancio nella sua composizione, oltre che nelle sue dimensioni, sta sostenendo la crescita. Quindi stiamo mettendo insieme cose che apparentemente qualcuno pensa siano incompatibili. L'indebitamento. L'indebitamento per il 2015 viene confermato al 2,6, per il 2016 passa a 2,2, approfittando, come ricordava il Presidente del Consiglio, dell'utilizzo assolutamente all'interno del quadro regolamentare dell'Europa delle clausole per le riforme strutturali, e cioè quell'elemento in più che non avevamo già richiesto, e noi riteniamo che sia assolutamente giustificato, perché nel frattempo il programma di riforme è andato avanti, nuove riforme sono state introdotte e implementate, e l'utilizzo parziale della clausola degli investimenti che permette di scorporare l'ammontare relativo al cofinanziamento. Qui naturalmente c'è uno sforzo del Governo di migliorare la capacità di spesa dei progetti di investimento, e l'utilizzo di questa clausola quindi ha un duplice beneficio, quello di creare spazio di bilancio, ma quello di migliorare l'efficienza della macchina pubblica degli investimenti, che è fondamentale indipendentemente dall'impatto di bilancio. E infine l'eventuale utilizzo, eventuale perché è naturalmente dipendente dall'attivazione di questa opzione, di margini legati al fatto che l'Europa nel suo complesso sta affrontando una situazione emergenziale di dimensioni evidentemente assai grandi, mi riferisco naturalmente al fenomeno dei migranti. È stata messa una cifra nel documento, nella nota di aggiornamento al DEF, anche per ragioni legate al fatto che la nota di aggiornamento dovrà essere esaminata e approvata a maggioranza assoluta dal Parlamento, e quindi si è ritenuto opportuno anticipare la richiesta da parte del Governo italiano di 1,02 di PIL. Ricordava il Presidente del Consiglio che altri paesi già lo hanno fatto, e riteniamo che anche in questo caso ovviamente l'Italia sia assolutamente legittimata a utilizzare questa flessibilità. Quindi una flessibilità. Lo 0,2 sarebbe l'ammontare di spazio legato all'utilizzo della. Questo è quello che chiediamo. Sarà aggiuntivo rispetto a quello che. Un ulteriore 0,2 per il 2016. Naturalmente io sto parlando non conoscendo le eventuali modalità di applicazione di questa clausola, ma stiamo ipotizzando la sua implementazione più semplice, più lineare, cioè aggiuntivo spazio di bilancio misurato in percentuale di PIL. Quindi, dicevo, queste clausole sono assolutamente giustificate, e quindi noi faremo il miglior uso di questo spazio fiscale, aggiungendo, sottolineo un fatto banale ma che vorrei sottolineare lo stesso,
che le clausole delle riforme strutturali e le clausole degli investimenti sono clausole che hanno, spingono i paesi che le richiedono a fare più riforme strutturali e a fare più investimenti pubblici. Quindi sono clausole che spingono a crescere di più nel medio termine, perché si migliora l'ambiente economico e si migliorano le prospettive di crescita di lungo termine. Quindi sono clausole che hanno questo beneficio non solo fiscale ma anche di creare i giusti incentivi. Questo è il quadro, ho aggiunto alcune dimensioni, il quadro nel suo complesso. Naturalmente avrete molto presto a disposizione tutto il documento con i dettagli, e questo quadro, la nota di aggiornamento al DEF, costituisce l'intelaiatura all'interno della quale verrà poi costruita nelle prossime settimane, perché di settimane si tratta, la legge di stabilità. Se ci sono domande, ovviamente sono... Sì, Lorenzo Totaro, Bloomberg News. La domanda allora a questo punto è, non sarà quindi nel DEF, quindi nero su bianco, però ci dobbiamo aspettare nei prossimi mesi che quel target di 2,2% del PIL per il deficit del prossimo anno salirà al 2,4%, è corretta questa interpretazione? Se ci sarà un accordo. Se ci sarà uno 0,2, si aggiunge al 2,2% del deficit. Benissimo, allora visto questo sorge spontanea la successiva domanda, cioè se il rapporto debito-PIL per il prossimo anno, di cui ora non ci ha dato le cifre, insomma non chiedo di recitarci la memoria, però mi pare di capire che siamo in un ordine abbastanza stretto, no? di calo del debito il prossimo anno. L'impatto rispetto al... Allora, il debito scenderà sicuramente, sì. E continuerà a scendere a velocità crescente. Okay. Aggiungo un'altra cosa, forse un po' tecnica ma importante, che il profilo di finanza pubblica permetterà anche con questo deficit leggermente più alto di rispettare la cosiddetta regola del debito forward looking. Quindi siamo all'interno delle regole anche per quanto riguarda la regola del debito. Quindi sostanzialmente la domanda è una sola: se una volta che voi porterete il target per il deficit a 2,4, il calo del PIL per il prossimo anno scenderà a meno di un punto percentuale. Il calo del PIL? Il calo del deficit, del debito, mi scusi. No. Se il calo del prossimo anno, una volta che voi farete domanda per la clausola di eventi eccezionali... Allora. Scenderà a meno di un punto, meno del 1%. No, la correlazione non è così meccanica uno a uno, i numeri non me li ricordo e chiedo venia, però voglio dire una cosa, qui entriamo purtroppo in un aspetto più tecnico, quello che conta ai fini della regola del debito è il percorso di aggiustamento strutturale, l'eventuale utilizzo di risorse legate alle misure eccezionali non impattano sul sentiero di aggiustamento strutturale e anche per questa ragione l'obiettivo di cosiddetto l'MTO, cioè l'equilibrio di aggiustamento strutturale, viene semplicemente spostato in avanti di un anno, la regola del debito viene rispettata. Questo non risponde direttamente alla sua domanda, qual è la correlazione. Il debito scenderà un po' meno di quello che avevamo detto. Sì, però scenderà lo stesso. Non ci sono altre domande? Benissimo. Grazie, buonasera.